Carissima famiglia, amici di Radio Maria, oggi ascoltando dalle labbra di Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, restiamo assai sconcertati perché Gesù dice che ama padre o madre più di me, non è degno di me. Però scavando un po' più in fondo ci rendiamo conto della lezione che il Signore vuole trasmetterci. Per il cristiano l'unico assoluto è Dio e il suo regno. La parola che Gesù ci sta regalando in questa tredicesima domenica del tempo ordinario nasce dalla convinzione che il discepolo non può vivere se non di Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo, rivolgendosi a noi, parte da una convinzione. Il cristiano è la vivente presenza del mistero del Maestro. Infatti, a monte del brano ascoltato, c'è la grande professione di fede dell'Apostolo Paolo che riassume la tradizione della fede antica. Cioè, Cristo è morto secondo le Scritture, sepolto e risorto il terzo giorno secondo le Scritture. Entrando nel linguaggio dell'Apostolo, ci accorgiamo che essere battezzati nella morte, sepoltura e risurrezione vuol dire essere introdotti, attirati nella persona di Gesù, nella quale l'uomo ritrova se stesso. Chi non fa la scelta della persona di Gesù non capirà mai il Vangelo. Nel Vangelo il Signore ci chiede un amore totale e prioritario. Cinque verbi risuonano in particolare nel Vangelo di oggi: amare, prendere, perdere, accogliere, dare. Il Signore chiede di amarlo di più di tutto, di metterlo al centro. Solo così saremo veramente liberi di realizzare la nostra vita e farla realizzare anche a chi ci sta vicino. E tutti siamo chiamati a prendere la nostra croce, ad abbracciare la nostra missione, seguendo Gesù, dove e come vuole Lui. Quindi c'è da scegliere: o perdere la propria vita per sempre, pensando di salvarsi a modo proprio, seguire le proprie voglie e facendo di testa propria, o perdere la propria vita adesso, consegnandola nelle mani di Gesù, seguendo cosa ci dice nel Vangelo e ritrovandola così per tutta l'eternità. Per fare questo però c'è da imparare ad accogliere il Signore e accogliere gli altri, capaci di condividere e donare con amore anche piccole cose. Chiediamo per la intercessione della Vergine Maria e San Giuseppe, chiediamo al Signore che faccia dei nostri cuori e delle nostre case luoghi di accoglienza, di ascolto e di cura reciproca. Buona domenica e che Dio vi benedica. Padre Tarcisio.